Ecco, e quando poi si chiudono, allora stalattiti, ovvero struttura chiusa, l'acqua comincia a scorrere all'esterno allargandole e allungandole, cadendo poi, se l'acqua finisce contro un muro, sia una colata come in questo caso, o contro un pavimento, siano le stalagmiti. Ma qui il pavimento lo costruirono un decennio fa neanche, raspando quel che c'era. Rimasero superstiti due piccole colonne qua sotto. Sono stalattiti e stalagmiti che crescendo si sono fusi insieme e che continuano a crescere, ma non potendo più crescere in altezza, ora si allargano soltanto. Come sta capitando a me? Come mai qui ci sono le stalattiti ancora nello stadio iniziale? Qui ce n'erano di molto più grandi. Il problema è che, vedete, manca il soffitto da qua, manca un quadrato. Qua la roccia combacia perfettamente con il taglio di questa stalattite, di queste rocce, e con una linea lì nella parete. In ugual misura, noto che qui mancano le punte di questa colata, con un taglio abbastanza netto. Se io riporto l'altezza del taglio di là, noterete che ho la stessa identica altezza, ho il soffitto. Vedo il soffitto e crepo nella roccia. Cosa succede quando piove ad Asiago? Dove va a finire tutta quell'acqua? Qua. Quando piove ad Asiago si alza il fiume. Si alza il fiume e questa è roccia permeabile. Dunque il fiume bagna, inzuppa il soffitto, lo indebolisce e se lo porta via a fette intere. L'acqua diventa carica di detriti che spezzano via il calcare e graffiano la roccia. Il fango va poi a stuccare le graffiature creando queste venature grigio-bluastre che vedete, chiamate pelle di leopardo. Dunque sperando che il tempo tenga, visto che non c'era nuvolo ad Asiago, no, perché l'acqua arrivi qua ci vuole un bel po' di tempo. L'acqua ci impiega un giorno.